Sì. Buongiorno, come vedete noi vogliamo sempre a volo tutte le opportunità educative che ci vengono aperte dal territorio, che sono quelle più incisive, quelle che ci giungono direttamente e che ci aiutano ad ampliare la nostra offerta formativa. Grazie al Presidente e tutti i componenti del Rotary, Aria Grecani per la Costruzione, distretto 2100 per l'Italia del Rotary. Il Rotary ha voluto organizzare qui nel nostro istituto un convegno e anche un incontro divulgativo sul funzionamento del sistema della protezione civile. Protezione civile, voi sapete cos'è, viene citata sempre qualche volta con piacere da parte vostra, quando attraverso la protezione civile c'è l'allerta meteo e quindi poi la sospensione delle attività di danno. Ma la protezione civile non è solo questo. È un organismo che opera in tutta Italia, nelle diverse regioni, compresa la nostra, che si occupano dei momenti particolari, soprattutto per le calamità naturali, che siano terremoti, che siano alluvioni, o altro ancora. Stamattina Rotary ha voluto dedicare una giornata intera a voi, a noi, per approfondire meglio appunto qual è il sistema della protezione civile e quali sono gli effetti sul territorio e i benefici. Quindi vi ringrazio di essere venuti, so che siete dei ragazzi attenti, che trarrete beneficio di questa mattinata. Ringrazio ancora l'ingegnere Pasquale Milito, ingegnere Antonio Grafico, l'architetto Gerardo Pizzone, ingegnere Pino Vino Scopolini, l'architetto Maria Agostino, il dottor Pizzone che è il direttore e tutti gli altri componenti membri del Rotary qui presente. Quindi una buona giornata e un buon lavoro sia a chi trasmette che a voi del ricevuto. Grazie ragazzi. Un saluto dal nostro club che ha sede a Medico, Aria Grecanica, Capo Sud, con la lezione Medico Porto Sacro. Questo club è nato nel mese di giugno e fa parte di una grande organizzazione che conta più di 1 milione di iscritti, di soci, 1.200.000 soci, circa 35.000 club sparsi nel mondo. Per cui anche nella nostra Medico abbiamo la presenza di un club che fa parte di questa organizzazione. Avete visto, per chi non aveva mai assistito a una manifestazione organizzata a Rotary, che abbiamo iniziato con il top della campana e c'è il lavaro dove viene riportata la lezione del club, l'onore alle bandiere della italiana, quella europea e quella del Rotary International, quindi una vita associativa che fa parte, diciamo, all'interno di questa organizzazione. Le nostre manifestazioni naturalmente seguono un po' le linee di indirizzo di quello che è questa organizzazione mondiale, che si occupa di tanti aspetti della vita sociale, culturale, cercando di creare delle azioni che possono risolvere dei problemi che ci
sono nel mondo, quello del Napoleon Plus, per esempio, che non riescono nemmeno a risolvere gli stati con la loro organizzazione. Naturalmente noi daremo il nostro contributo, che abbiamo iniziato qua con il vostro istituto, per cui tanto da Presidente, a nome di tutti i soci, ringrazio il dottore Domenico Zaventieri per averci ospitato, e credo che sia importante, ecco, che questa iniziativa, vista la collaborazione che abbiamo intrapreso, di poterne fare seguire altre che daranno un po' di lustro sia a noi come club, sia diciamo, al territorio e a voi studenti, per fare conoscere le tematiche insomma, su cui noi operiamo. Ringrazio la dottoressa Seriproni dell'Istituto della Scuola Megali e naturalmente gli amici e colleghi Antonio Morabito, Gerardo Pizzone e Giuliano Scopelliti, che hanno perso una giornata di lavoro, so che sono sempre disponibili a fare cultura in giro sia per le scuole sia in qualunque diciamo, occasione capiti. Per cercare di portare avanti questa tematica che è soprattutto diciamo, una tematica di prevenzione. Ringrazio i soci, Anna Maria D'Agostino, che farà una breve introduzione diciamo, di questo convegno, incontro formativo che abbiamo voluto organizzare, il dottor Toscano, che spero sia disponibile anche nei futuri appuntamenti per poterlo coinvolgere, vista la sua professionalità. So che è un punto di riferimento nell'area del benessere. Per cui passo alla parola alla dottoressa Seriproni per un breve saluto. Grazie. Grazie a voi tutti. Grazie per aver fatto una premessa significativa sul significato dell'incontro di oggi. E voglio rivolgere ai ragazzi, è un incontro significativo e importante. Però prima di fare questo, volevo porgere i miei saluti alle persone presenti molto impegnate dal punto di vista professionale anche nel sociale, e grazie per essere qua a rappresentare qual è il significato della vostra appartenenza al Rotary Club Aria Cesania. E grazie anche al nostro carissimo giornalista dottore Giuseppe Toscano, che ci accompagna nelle nostre consuete anche per tutte diciamo, attività che possiamo definire formative e culturali. Un saluto e un ringraziamento a tutti i presenti componenti della Rotary e anche della Protezione Civile. Voglio rassicurare i ragazzi, anche se io appartengo a un altro istituto, all'istituto di Pilponi, un circolo didattico, che questo è un incontro formativo di grande importanza. Perché parliamo del significato della protezione civile. La protezione civile ha nell'ambito del proprio tessuto un fenomeno importantissimo che è il volontariato, quindi è qualcosa che deve spingervi a mettere in pratica anche questo aspetto che dovrà far parte della vostra vita. E siamo a scuola, ma la scuola è vita. Non dovete apprendere, imparare solo greco, latino, italiano, dovete saper diventare dei cittadini consapevoli. E quindi quando parliamo di protezione civile parliamo di sicurezza, di tutela dell'ambiente, di autodifesa. E noi siamo qua per ascoltare poi le relazioni importantissime di chi interverrà, e dicendovi comunque che il Ministero siglato un protocollo di intesa con i responsabili della protezione civile, il MIUR, il Ministero della Pubblica Istruzione. Quindi quello che noi facciamo oggi ha delle fondamenta logiche e anche significative. Perché si parla tanto di ambiente, si parla tanto di tutelare l'ambiente che ci circonda e sappiamo, ai noi o ai me, che ultimamente abbiamo assistito a degli eventi calamitosi che inducono chi rappresenta, chi fa parte della protezione civile a intervenire con grande impegno, ma so anche di tanti giovani, ragazze e ragazze, ultimamente nella
l'alluvione che c'è stata a Venezia, che da ogni parte d'Italia si sono recati, sono andati a dare un pochino il loro aiuto, una mano, per poter risolvere la situazione. Io volevo dire soltanto alcune parole chiave, volevo pronunciare, della protezione civile. La protezione civile è un sistema formato di componenti che ha diversi livelli di organizzazione a livello comunale, provinciale, regionale, anche nazionale. Ecco, si occupa soprattutto della previsione, protezione, tutela e sicurezza. Quindi non è qualcosa da trascurare, è un qualcosa che ognuno di noi deve conoscere perché si deve sapere difendere. E allora, il significato dell'incontro di oggi, e poi vedremo che sarà importantissimo, è quello di acquisire una coscienza consapevole dei rischi, perché purtroppo noi abbiamo dei rischi a livello ambientale e dobbiamo sapere pure come difenderci. Questo farà parte di una, di una formazione anche che la scuola vi offre, virtuosa, per diventare dei cittadini consapevoli e anche dei cittadini attivi. Quindi ringrazio tutti e ridò il microfono. Grazie dottoressa Sinicropi, buongiorno ragazzi, una breve introduzione da parte mia anche per giustificare la mia presenza a questo tavolo. Beh, innanzitutto vorrei esprimere la mia gratitudine a tutti quanti voi per la vostra presenza e pazienza. Come al solito, quando ci sono delle iniziative di questo calibro, siete presenti ma siete soprattutto attenti, e questo io rendo merito e dobbiamo dirvi grazie per la vostra costanza, per la vostra perseveranza, per la vostra curiosità. E, beh, io in apertura volevo esprimere la mia gratitudine nei confronti di chi si spende, e lo fa gratuitamente e in maniera del tutto disinteressata, ad accrescere il livello di conoscenza su determinate materie come in questo caso, e quindi conoscendo, facendo crescere il livello di conoscenza, aiuta ad aumentare anche il nostro livello culturale, il livello culturale del target a cui ci si rivolge, in questo caso proprio gli studenti. È un obiettivo che solitamente chi si fa carico di organizzare questo tipo di attività persegue con l'organizzazione di manifestazioni meticolose, attente, calibrate, con persone e personalità di dubbio valore invitate a rendicontare un po' della loro sapienza, a trasmettere, a regalare un po' della loro sapienza. L'incontro odierno orienta a questi, ed ecco perché io volevo in apertura dire il mio grazie al Rotary Aeromeccanica Capo Sud, in merito di Porto Salvo, per l'organizzazione di questo importante convegno. E dico anche però grazie alla scuola, il vostro istituto, l'Istituto Superiore Familiare, ma anche il circolo didattico rappresentato dalla dottoressa Sinicropi, sono solitamente attenti a questo genere di iniziative, perché conoscono, come diceva appunto la dottoressa Sinicropi poc'anzi, conoscono il senso e il significato di questo tipo di attività. Ma vorrei anche dire grazie agli ospiti, ai relatori che sono venuti quest'oggi, hanno risposto presente, credo Presidente Melito che più che perdere una giornata di lavoro la stanno impiegando veramente bene, perché trasmettono, come dicevo, un po' delle loro conoscenze anche a noi che vogliamo capirne di più. Quindi assieme a loro ci ingaggeremo in questo tema del sistema protezione civile. Il sistema protezione civile, ne sentiamo parlare spesso, diceva anche la dottoressa Vecchietti, il nostro dirigente, soprattutto negli ultimi tempi, ritorna spesso la protezione civile quando si parla di allerta meteo, di attenzione che deve crescere, ma non solo allerta meteo. Partiamo proprio da questa questione allerta meteo. Vedete, la grande stagione dei mutamenti climatici fatto iniziata da un bel po' e chissà se mai finirà.
Gli esperti dicono che è scattato il campanello d'allarme, vedete, ogni ondata di maltempo le conseguenze sono sempre peggiori, ci sono alluvioni, ci sono frane, c'è di tutto, succede anche che a volte purtroppo muoiono delle persone. E quindi è scattato il campanello d'allarme. Anche su questo campo, come tutte le cose, in Italia le correnti, il pensiero si biforca, ma non solo in Italia, c'è carenza di questo problema dei mutamenti climatici sia di grande importanza e più invece delle tergiversare, poi attaccheremo nel tempo il perché e chi ha ragione. Il dato certo però è sotto gli occhi di tutti, il dato certo è che, come dicevo, ogni volta che c'è un'ondata di maltempo, abbiamo visto proprio di recente succedere di ferro, peggio allagata, ma in termini proprio da far paura, il mare che devasta la costa, porta via dei tratti di lungomare, ma maneggiare per farlo veramente poco, perché fino a poco tempo fa non avevamo ancora conosciuto. E in situazioni emergenziali come questa, avere una protezione civile che funziona, un sistema di protezione civile che funziona, non solo è importante, ma è di vitale importanza. In Italia, nel nostro caso in Calabria, nel nostro territorio regionale, ma anche nel nostro territorio comunale, qui a Melito abbiamo una serie copo della protezione civile, possiamo essere più che soddisfatti per l'organizzazione e soprattutto per le professionalità che sono in grado di esprimere e di mettere in campo. Interventi tempestivi, in caso di allagamenti, frane, famiglie isolate, mareggiate, ricerche antincendio, e comunque la protezione civile c'è sempre. Dalle cose che ho appena detto avete capito che la protezione civile quindi non è soltanto l'allerta media, non è soltanto presente quando si lancia un'allerta media, ma è presente nella nostra vita in maniera ampia e profonda. Presente anche quando si tratta di fare formazione, di fare sensibilizzazione, come nel caso di oggi. Per cui da qui la mia gratitudine, l'ho fatto un po' lunga, però tenevo proprio in maniera particolare a esprimere il mio pensiero rispetto a questa iniziativa. Ringrazio il Rotary per avermi chiesto di essere con voi questa mattina per guidare i lavori, ne sono lusingato veramente. Allora, dopo gli interventi di indirizzo, dopo questa mia introduzione, è il momento di sentire l'architetto Annabella D'Agostino, che è presidente della commissione Fondazione Rotary Club, a riprendere. Grazie a tutti, grazie al Comune Toscano per avermi presentato. Ringrazio il dottore Zanichieri, dirigente scolastico dell'Istituto Pubblico delle Familiari, che oggi ci ospita. E ringrazio questa collaborazione dell'iniziato con l'ingegnere Morandi, è responsabile dell'unità operativa di prima gestione solo e logistica protezione civile della Regione Calabria, l'architetto Gerardo Pizzone, che è responsabile della protezione civile del Comune di Reggio Calabria, l'ingegnere Beniamino Stupiditi, che rappresenta il coordinatore del gruppo comunale protezione civile sempre del Comune di Reggio Calabria. Ringrazio l'ingegnere Merito, il presidente del Rotary Club Area Gretani Campo Sud, e ringrazio tutti voi di questa presenza. Iniziamo a dire che cos'è la protezione civile. La protezione civile rappresenta l'organismo proposto ad attuare tutte le misure di previsione e prevenzione dei maggiori rischi presenti sul nostro territorio, legati ovviamente a elementi ad eventi calamitosi, sia naturali sia antropici. Diciamo che la protezione civile, secondo me, la protezione civile ci si addentra in un mondo estremamente complesso. Proprio per questo, proprio per questi motivi, viene definito sistema. Vale a dire complesso in quanto delle azioni condotte sinergicamente tra un numero estremamente elevato di istituzioni, enti, corpi e organizzazioni. Proprio a causa di questa complicazione e di una non idonea informazione a livello pubblico e sociale, a parte i cosiddetti addetti ai lavori, il singolo cittadino ha spesso difficoltà nel rappresentare una figura ben determinata, la protezione civile. Più che una vera e propria struttura, la protezione civile è una funzione
che oggi si definisce come un complesso di attività finalizzate alla sicurezza e alla tutela dei cittadini, dei beni e dell'ambiente, diciamo, colpiti da eventi o calamità. Quello che ovviamente è stata introdotta la legge 24 nel 24 gennaio del 1922, numero 225, l'Italia ha organizzato la protezione civile come servizio nazionale, coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto, come dice il primo articolo della legge, dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione, organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. La legge 225 formalizza il Servizio Nazionale della Protezione Civile come un sistema integrato, ovvero un insieme di elementi o componenti che interagiscono tra di loro e costituiscono un unico insieme per intervenire con efficacia nell'emergenza. Il sistema di protezione civile è stato identificato su quattro livelli di competenza che rappresentano i livelli organizzativi e gestionali dell'emergenza, corrispondenti ai livelli amministrativi, che sono lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane. Questi livelli, diciamo, gestiscono simultaneamente diverse forze operative sul campo per contrastare proprio l'emergenza. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate di Polizia, il Corpo Forestale dello Stato, i Servizi Tecnici Nazionali, i Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica, l'Istituto Nazionale di Geofisica e altre istituzioni di ricerca, la Croce Rossa, le organizzazioni di volontariato, le strutture del Servizio Sanitario, il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e il CNS. Vediamo, il sistema si è costruito e basato sul principio soprattutto di sussidiarietà. Il primo responsabile della protezione civile in ogni comune è il sindaco, che organizza le risorse comunali secondo i piani, diciamo, prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del suo territorio. Ovviamente quando si verifica un evento calamitoso, il Servizio Nazionale della Protezione Civile è in grado, in tempi brevissimi, di definire la portata dell'evento e valutare se le risorse locali siano sufficienti a farvi fronte. In caso contrario, si mobilitano immediatamente i livelli provinciali e regionali e nelle situazioni più gravi anche a livello nazionale, integrando le forze disponibili in loco con gli uomini e i mezzi necessari. Non mi voglio dilungare oltre perché c'è brevissimo tempo, insomma, siamo già arrivati. Lascio la parola all'ingegnere Morabito, responsabile, diciamo, dell'unità. Che è tutto quello, grazie, sì. Grazie dottoressa Rossino. Lo vedete, fonda la divisa della protezione civile, che tra l'altro non è una divisa semplicemente, ma è un modo di essere, un'appartenenza. E indossarla anche in occasioni del genere significa veramente esserci fino col cuore. Lui è responsabile di questa gestione delle sale operative regionali unificate, per cui cercheremo di entrare proprio nel merito dell'organizzazione e funzionamento della macchina della protezione civile, che credo sia la cosa che interessi di più in questo momento. Allora. Grazie a tutti, ringrazio tutti l'organizzatore e la scuola che ci ha ospitato. Io mi devo parlare un attimo di protezione civile in generale. Nel dettaglio non posso scendere perché l'argomento è molto vasto, però vi raccontare un po' di dettagliato. Chi mi ha preceduto ha già parlato di protezione civile come un sistema. Ecco, la protezione civile non è un settore, non è un sistema. Ci sono molte componenti. La protezione civile ed è organizzata con il quadro normativo, è organizzata praticamente attraverso un codice di protezione civile.
che è stato previsto, che è stato emanato all'inizio del 2018, e questo è di protezione civile. Del vice, io mi faccio vedere solo questo articolo di impatto di legge, perché vado sul paradino. Dunque, solo previsione, io ho fatto vedere qui praticamente
ha fatto vedere come la pericolosità è seria. Allora, della protezione civile, la parte di prevenzione è la parte più scientifica. Qui si studiano a livello scientifico gli eventi, o gli eventi fisici, e poi si valutano in funzione dei risultati l'impatto sul territorio. Vi farò vedere dopo come un messaggio di allertamento meglio non è costituito solo a livello di allerta, generalmente non c'è, però ci sono altre indicazioni che purtroppo chi dovrebbe leggere di questo messaggio di allertamento non considera assolutamente. E allora si dice che con un'allerta arancione si chiude una scuola che non può essere mai come l'unica. E questo è tutto un nuovo problema, ma questo è un problema dei sindaci. È un problema di finanziamento di personale tecnico valido e quindi se dobbiamo chiudere il video. E poi c'è la cosa più importante, e di questo della parte di legno se ne occupa un settore della protezione civile che è il centro funzionale di tutti i rischi. Ed è importantissimo. Il centro funzionale di tutti i rischi è un settore che c'è nel centrale, ma ci sono anche dei centrali oltre regioni. La Calabria è una di quelle regioni dove c'è un centro nazionale di tutti i rischi decentrati. E poi vi dico che cosa si occupa di Calabria. Poi c'è la fase della prevenzione. La fase della prevenzione è praticamente riferita alla pianificazione. Cioè bisogna stabilire per ogni evento, per ogni tipo di rischio, un modello di intervento. Si può fare soltanto pianificare. Ma la prevenzione è anche formazione del personale, la prevenzione è divulgazione delle posizioni civili, come stiamo facendo oggi. E poi infine l'emergenza, è la parte più operativa della protezione civile. L'emergenza si occupa dell'intervento immediato, ma si occupa ancora di una fase che viene chiamata post-emergenza, nel senso che l'emergenza poi deve essere chiusa e devono essere ristabilite le condizioni di sicurezza iniziali. E di questo si occupa anche la protezione civile. Questo è l'organigramma della protezione di ogni protezione civile regionale. Questo è l'organigramma della protezione civile regionale. Vedete, suddivisa in unità operative, ci sono la prima e la seconda unità operativa che si occupano di sale operative e gestione sale operative, si occupano di logistica e si occupano di emergenza. Queste due unità operative diciamo lavorano in combinazione. Poi abbiamo l'unità operativa che si occupa del volontariato, che supporta molto e lavora a fianco di queste unità di emergenza, e poi c'è un'unità operativa che si occupa di pianificazione, e poi abbiamo la gestione dei rapporti con l'Europa, con i fondi europei che utilizziamo anche la protezione civile, quindi abbiamo un'unità che si occupa specificamente. La protezione civile regionale è presente su tutte e 5 le province. Quindi su ogni provincia c'è una sede di protezione civile che praticamente è autonoma, ha tutte le funzioni al proprio interno per poter intervenire in ogni parte del territorio. Ci sono quindi gli uffici di prossimità di legge con un nome di molte cose. Allora, andiamo un attimo alla. Vi elenco un po' più in dettaglio quelli che sono le attività della protezione civile. Siamo alla previsione. Come funziona la previsione? Praticamente il centro funzionale di rischio di opera all'Arcerotto lavora in combinazione con l'aeronautica militare per quanto riguarda le condizioni medie. Quindi studiano l'evoluzione delle condizioni medie giornalmente e poi attraverso le modelli scientifici che si applicano al territorio, nazionale, riescono a fare una prevenzione degli effetti delle condizioni medie sul territorio. Da lì viene fuori un'indicazione giornaliera di quale può essere il livello di allertamento in ognuna delle regioni. Questo messaggio, questo bollettino di allertamento, giornalmente viene trasmesso alle regioni e quindi qui si può verificare il centro nazionale di tutti i rischi decentrati. Per le regioni che non hanno il centro decentrato opera direttamente il dipartimento, invece per le regioni dove c'è il centro
centro, che invece è chiamato come la Calabria, riceve da me, ma non con la semplice fondazione, questo oggi ci avrebbe, sono le date più complesse che elaborano sul territorio, perché ogni centro funzionale ha un dettaglio del territorio. Tenete presente che man mano che scendiamo verso il basso, il livello di conoscenza di dettaglio del territorio, come sempre il territorio di competenza più piccolo, è molto più limitato. Quindi la Regione Calabria ha diviso il territorio in sei zone omogenee dal punto di vista degli effetti pedaggi, che si chiamano CARE, e emette, in funzione dei risultati dei modelli che utilizza, emette i livelli di allertamento su 8 zone, che vengono chiamate CARE, che adesso dobbiamo vedere. Per ogni cala ci dà delle informazioni. Attraverso cosa? Attraverso un bollettino che viene chiamato messaggio di trattamento unificato in fase previsionale. Ricordate che ho detto che siamo ancora in fase previsionale. D'accordo? E questo. Idrogeologici su terreno. Questo dovrebbe essere
il ragionamento da fare per i tecnici comunali quando ricevono un messaggio del referendum, sempre in fase previsionale. Un'altra cosa importante è valutare, considerato che noi gli eventi riferiti a oggi a livello di terra li conosciamo, se ci sono tecnici validi sul territorio e nei comuni, possono riuscire a stabilire per ogni intervento, per ogni livello del intervento, quali sono le scuole che devono essere chiuse, come devono essere state aperte. Una volta per tutte, non c'è bisogno. Ogni volta che c'è una terra, c'è una decisione, chiudiamo questa scuola. Lo studio può essere fatto una volta, se cambia le condizioni al contrario di quello che abbiamo fatto, però si può dire con certezza, con buona capacità, che quella scuola, se la lenta è ragione, non deve essere fatta, se la lenta è la scuola, non deve essere fatta. Quindi questa è una cosa molto importante. Grazie.
Questo è un aspetto di allertamento che elette il Dipartimento di Protezione Civile in caso di guerra. Ovviamente riguarda soltanto i terremoti prodotti in mare, terremoti che hanno un epicentro in mare e hanno un'intensità in termini di produzione a 5%. Per il terremoto ulteriore si richiede necessariamente che il terremoto non possa produrre la morte. Quindi cosa fanno presso i prefetti? Voi sapete che praticamente loro, se tanto lo sapete, che ci sono ancora con il giro del mondo, siamo noi loro, e abbiamo i dati abbastanza grandi. Loro, in funzione di questo dato, guardano se si può formare via propria, se si può produrre un terremoto, una cosa che può in 14 minuti, per la direttiva del mondo, loro sono venuti a inviare alla sala situazione italiana, che è la sala operativa del territorio, un messaggio che deve inviare poi la sala operativa a tutti gli enti e che sono le regioni e sono tutti i comuni, quindi al segno di un comune di costiera, di notte, attraverso l'SMS, guarda mai il messaggio e dice c'è un po' di potenziale. Tutto questo va a finire in 14 mesi, dopodiché ci sono le misurazioni di mare, le misurazioni di mare servono per valutare le prospettive analisi teoriche e quindi servono una serie di informazioni fino a quando non si interessa. C'è stato un governo con le volte, l'anno scorso un governo del 2018, abbiamo voluto sapere che le 2:08 di mattina c'era il bisogno di quindi questa è un'altra fase spostante, un'altra fase di previsione. Passiamo invece alle attività di prevenzione. Le attività di prevenzione riguardano, abbiamo detto, soprattutto la pianificazione, vedete, la pianificazione viene fatta a livello regionale. Ha riguardato il piano di soccorso sismico regionale che abbiamo redatto e che contribuisce alla redazione, non è ancora pronto, del piano di rischio sismico nazionale. Noi l'abbiamo già preparato. E poi abbiamo anche le linee guida sui piani di emergenza comunale. Queste esistevano già delle linee guida, le abbiamo riviste, rinnovate, abbiamo dato un taglio più scientifico, speriamo che tecnico, speriamo che sono in approvazione questi giorni e quando andranno in vigore sicuramente permetteranno la redazione di piani di protezione civile più efficace rispetto a quelli che ci sono adesso, che vuol dire che praticamente hanno quasi tutti i comuni, però molti amministratori praticamente riconoscono l'esistenza e riconoscono anche l'applicazione. Sempre nella fase di previsione rientra la formazione degli operatori. Qui ci sono i funzionari regionali, ma ci sono anche i volontari. Per noi il volontariato è una cosa importantissima. E noi contiamo molto sul governo del volontariato, per questo facciamo questa fase, facciamo questo intervento, perché sono i primi che ci supportano, che ci sono sul territorio, che ci sono gli eventi analisti. Vedete qui questa è l'esercitazione di protezione civile per i nostri volontari. Qui siamo a una situazione di sismo della provincia di Messina, che c'è la, siccome la provincia di Reggio e la provincia di Messina nel caso di sismo sono abbiamo fatto una esercitazione di protezione civile insieme con la situazione del sismo. Qui vedete che sono schierati due dei nostri mezzi più importanti, questi sono presenti per tutti i fiori all'inchiesa e gli altri mezzi della protezione civile, questo si chiama IUSA. È un mezzo per la ricerca delle persone sotto le macerie che costano alla regione Calabria 1,6 milioni di euro.
è praticamente può essere, deve essere utilizzato per l'operabilità ma almeno 16 persone che non passano di 60 persone che lavorano con te per la quindi è un mezzo utilissimo. Qui i nostri volontari si stanno esercitando. Quella è l'esercitazione del mondo di una persona sotto l'incendio, quella è praticamente sono gli operatori della Croce Rossa, qui invece facciamo vedere come si fanno le operazioni delle persone soggettive. Poi c'è anche la parte di istruzione del mondo delle protezioni civili. Qua faccio vedere velocemente perché il collega che non lo scoprire di parlare, comunque questa è una parte di istruzione. La popolazione ci spiego cosa fa in caso di terremoto, vedete in caso di nella fase di prevenzione c'è anche la parte degli allenamenti, gli allenamenti in fase tradizionale e ci fanno continuare il nuovo quello che vi ho fatto vedere prima, però proprio a livello regionale abbiamo anche una parte di studio. Tutti i nostri studi vedere su quella sulla mappa e vogliamo che ci permettono di monitorare il tempo reale e in realtà questa ragione di funzione e in funzione di questo facciamo le modelli di previsione e allertiamo i comuni per porre per funzione perché ci sono molte volte dei punti critici che devono essere attenzionati in funzione della mappa e di vedete ci sono tre che lavorano che sanno di importanza non di livello e la cosa importante non è tanto la situazione del livello ma bisogna segnalare qual è la fase operativa e il centro operativo al quale deve assumere non facciamo questo se diamo le indicazioni e diciamo se si supera il livello 1 se sto devi andare sulla fase altrimenti sulla fase per andare altrimenti sulla fase questo mi dirà adesso l'architetto questo è il messaggio che noi inviamo in modo che c'è un superamento da solito interpretiamo e siamo già fatti perché le vostre cose non va più perché era qualcosa di le emergenze, questa è la terza parte importante della protezione. Le emergenze sono migliorate, ci sono le emergenze locali che possono essere affrontate che sono non solo emergenze forse e poi ci sono le emergenze su aria più vasta che possono riguardare anche la città di Giorgio e poi entrano le emergenze che possono essere risolte a livello regionale o che a livello regionale non si riesce ad affrontare e lì deve intervenire il dipartimento centrale. Esempio, il terremoto della Puglia è intervenuto dal dipartimento anche qui nel terremoto di Catania che c'è stato nel 1918, a Genova è proprio il dipartimento del Colorado, quando ci sono questi eventi che una regione non può in nessun modo proteggere i cittadini. Questa è praticamente l'organizzazione dell'emergenza. L'organizzazione dell'emergenza prevede fondamentalmente dei centri operativi. Ci sono dei centri operativi dove, da dove bisogna coordinare tutte le emergenze. Ci sono delle persone che si occupano di alcune funzioni, rappresentano un contatto con l'esterno e coordinano tutti gli interventi che devono essere fatti per l'emergenza. A livello comunale c'è il conto, c'è il governo, a livello provinciale c'è il conto, c'è il governo visto che è gestito dalle potenze alle prefetture. Se c'è necessità di gestire i soccorsi, la prefettura istituisce il CCS. Il centro di coordinamento dei soccorsi logistici di contatto, appoggiandosi anche alla provincia se ha una presenza in città. E poi successivamente ci sono le
sala operativa della protezione civile regionale, quindi poi la sala operativa centrale è eventualmente, se è necessario intervenire a livello di all'estero, si istituisce nella la direzione adeguata e futura, si dice si attiva anche dopo intervento direttamente gli esperti tecnici che concentrare istituendo diciamo, una sala di controllo a livello di quello che si verifica. Questo è più o meno scattato un bel giusto perché è molto importante, però vedete c'è il responsabile del campo, il responsabile della dell'impartimento della protezione civile, poi c'è l'unità di crisi che viene aperta nel primo di partenza, poi c'è il coordinamento del comitato operativo e poi si va verso tutti gli altri centri operativi che sono di nuovo al servizio per la questo momento c'è il comma che coordina i vari posti che sono tutti i centri operativi di lavoro che sono interessati. Sì. Questo invece è il livello operativo delle competenze comunali. Noi come gestiamo le emergenze? Gestiamo, abbiamo organizzato la sala operativa della protezione civile attraverso un sistema di informatica che si chiama tutte le informazioni che vengono gestite da un'unica centrale alla quale accedono tutte le parti che sono coinvolte, tutte le unità operative della protezione. Questa è la sala operativa di cadenza, quella che vedete sotto è la sala delle decisioni per i grandi operativi. Questa è la sala collegata al Dipartimento, questa è collegata con il satellite per i collegamenti telefonici in caso di eventi che purtroppo non sono i telefoni. Abbiamo una doppia figura di rotante, non dovrebbe stare meglio mai isolati come sanno per il Dipartimento. Queste sono le funzioni della sala operativa, insomma, tenere l'attimo di collegamenti con tutte le altre parti che gestiscono l'emergenza dal centro funzionale dei confinischi alle prefetture se sono presenti, a tutti i centri comunitari. Adesso, quindi, ogni quando c'è un'emergenza, responsabile della sala di protezione civile deve cercare di ottenere tutti questi rapporti per coordinare la protezione civile, le prefetture, il centro funzionale di crisi, città metropolitana, autorità di esterno, eccetera. È importante che ci sia uno scambio di informazioni perché il ministero dell'emergenza bisogna. Questa è la nostra piattaforma per gestire. Ci sono sul territorio sono disegnati le varie cose, le varie emergenze. I nostri operatori gestiscono direttamente le segnalazioni che possono raggiungere la sala operativa sia telefonicamente sia attraverso mail, sia attraverso o attraverso anche SMS. Qui per faccio vedere per esempio un elemento questo diciamo dispositivo, posso inviare anche io la segnalazione con anche un telefono, in modo che chi gestisce la segnalazione possa prendersi conto anche dell'elemento di quanto può essere più o meno. Che abbiamo affrontato e si chiama Esempio e per la segnalazione delle emergenze. L'operativa già. Certo, l'operativa è praticamente scaricabile su tutti gli smartphone. Sia Android sia iOS. Quindi ci si registra, si
può scattare una foto per sedere la chiesa e si possono fornire tutte le informazioni utili che riceve la sala di interno. Si vede? Si vede una mappa delle località in corso, quindi questa è usata non solo per segnalare gli eventi, ma anche per controllare quelle che succedono. E c'è anche un dettaglio, se si vuole, e addirittura dice cosa sta succedendo. E l'organizza anche in una situazione. Questa qui, vedete, queste sono le calamità che si possono segnalare, come ricordo semplicemente si dice, si dice c'è un cacanato, c'è un incendio, una frana, quello che si vuole. Si possono dare anche delle informazioni. Se quello è capace, quello di dare delle informazioni, intanto la foto è già preferenziale, quindi le coordinate le scatto adesso direttamente nel sistema senza doversi preoccupare di coordinate nord, est, la cosa importante è invece se chi adesso sta segnalando non vuole portare altre informazioni utili, vediamo a chi deve provvedere con la forza. E allora per esempio si può indicare se ci sono persone in pericolo, cliccare su persone in pericolo, oppure indicare la presenza di pericolo, ci possono dare per far partire immediatamente le emergenze. Si fa questa, quindi questa è la situazione attraverso lo smartphone, la sala operativa di magazzino, qui chiama del numero, perché ci sono dei computer che fanno la senza e poi la supporta, la situazione entra subito ad essere trattata dalla protezione civile. E poi faccio vedere qualche foto di quello che è capitato ultimamente. Queste sono delle frane che si sono verificate sul nostro territorio. Guardate questa frana che si è verificata a Sagnano. Guardate quel frano, vedete, ho fatto mettere una persona per lui per far vedere quanto le persone del territorio sono circa 2,70 m. E praticamente quella strada, questa strada qui, c'è che voi vedete, si è dislocata di questa frana ha causato la rottura di un metanoico che portava di una linea principale che portava in classe a 6 bar e praticamente ha provocato una colonna di gas di 50 metri. Sembrava un aereo che stava per metterlo. È stata qui praticamente è stato un problema ed è ancora sopra di qualche sottosuola, ma questa è la nostra strada. Adesso si capisce di cosa stiamo parlando. Qui la frana stava per chiudere il corso d'acqua. A valle di questo corso d'acqua c'è una mossa di tensione. Quindi qui abbiamo dovuto controllare perché la rottura di eventuale blocco può provocare un'inondazione. Qui abbiamo dovuto prendere il sito un po' e giorno per girare. Abbiamo installato dei sensori. Questi che vedete sono i punti dove abbiamo installato 12 accelerometri. Questi li troviamo direttamente dalla sala operativa e ci segnalano gli spostamenti di terra. Quindi basta aggiornarsi e ci danno le regole di sensore. Qui andiamo a dire anche monitorare la casa perché vicino alla testa della casa c'erano delle case e abbiamo dovuto prenotare circa 25 persone. Questo che vedete qua sulla sinistra è un accelerometro. Quello che vedete invece che vedete sulla destra è un estensibile della ruota d'acqua. Il primo serve per misurare l'accelerazione del spavento, quindi la velocità di spostamento nel tempo, e il secondo serve invece per misurare direttamente lo spostamento. Questo l'abbiamo installato e ancora sta funzionando sul sito di seminario per verificare gli spostamenti del tempo. Quindi prima di installare questa strumentazione dovevamo tenere stato in mente sul terreno una squadra di volontari per monitorare la testa. Adesso abbiamo installato la strumentazione, lo
noi cerchiamo di essere senza la narrativa, abbiamo bisogno di indicare le persone, si è sostituito il nostro testamento direttamente ci e questa è una parte che riguarda un po' di noi. Questa invece è l'emergenza, non interveniamo subito. Questa è un montaggio di tende del capo che abbiamo gestito per lavoratori di colore della zona di Salerno. Avete saputo che ci sono stati diversi problemi e abbiamo allestito noi tra Tripoli di circa 30 tende, 32 e abbiamo anche quella che è uscita da campo della protezione civile, abbiamo gestito anche l'emergenza basta. Quella è una società che riesce a produrre circa 600 posti di lavoro e è una situazione di emergenza molto alta. Questi invece sono i mezzi della protezione civile regionale che si stavano preparando per la partenza per l'emergenza. Grazie.